La vendetta di Pasquale Marino si consuma nella maniera più fredda possibile, al 90esimo, quando il Pescara pensava di aver portato a casa la quarta vittoria consecutiva. Il colpo di testa di Cocco cancella di colpo i sogni di gloria e fa entrare di diritto la partita nel gruppo delle occasioni biancazzurre mancate. Baroni deve inventare il centrocampo, rilancia titolare Brugman e Caprari e in mezzo di rotta Zuparic. Le assenze d'altra parte sono pesanti. Il primo tempo è soporifero e le due squadre non fanno molto per movimentarlo. Fiorillo dopo 11 minuti deve uscire per anticipare Giacomelli e il Pescara poco dopo ha la più ghiotta delle occasioni con Melchiorri che prende il tempo a un avversario, entra in area e dalla sinistra con un diagonale cerca la via della rete non trovandola per pochissimo. L'asse Melchiorri-Sansovini si innesca subito dopo ma il secondo è in fuorigioco. Altra occasione pescarese al 38esimo, sempre con Sansovini che si lancia in piena area avversaria, ma anche il suo diagonale non c'entra i pali. L'ultimo sussulto è ancora biancazzurro con Caprari che, servito da Melchiorri, prova a inventare un tocco di classe che però non impensierisce Bremek. La ripresa è di tutt'altra pasta e lo si capisce da subito. Il Vicenza va vicino al gol dopo 4 minuti con una volée di Cocco che trova la mano aperta di Fiorillo. Ancora Veneti al 12esimo con Moretti che cerca l'angolino ma trova ancora il portiere del Pescara. 2 minuti e la partita si sblocca. Fa tutto Melchiorri che entra in area dalla destra e prima di destro e poi di sinistro cerca e trova la via della rete. Il gol sembrerebbe mettere le ali al Pescara ma il Vicenza dopo 7 minuti trova, è il caso di dirlo, il gol del pari. Angolo di Di Gennaro, Cinelli spizza di testa sul primo palo e Fiorillo si lascia ingannare intervenendo in ritardo e accompagnando la palla in porta. I biancazzurri non si deprimono, replicano subito con Sansovini di testa ma Bremek è pronto. Replica Veneta con Cocco ma Fiorillo respinge, 2 minuti ed è di nuovo vantaggio Pescara. Gessa da poco in campo va via a destra, mette in area un rasoterra che nessuno intercetta ma arriva sul piede di Brugman che scaraventa la palla in rete. Sembrerebbe fatta ma il Pescara non ha fatto i conti con Andrea Cocco che al 90esimo salta in mezzo a 2 difensori che fanno le belle statuine e di testa insacca le spalle di Fiorillo. E il pareggio definitivo che regala a Marino una piccola soddisfazione, il Pescara si accontenta con una prestazione che fa ben sperare. Basterà a Carpi tra 7 giorni?